Buongiorno a tutti ragazzi, e allora, una domanda che mi viene fatta spessissimo, ma proprio tanto tanto tanto, è: Mirko, ma io non ho ancora capito che lavoro fai, me lo puoi spiegare? Allora, faccio un breve video sul lavoro che faccio, anche se breve è difficile farlo, però a meno che ci capiamo in generale che lavoro faccio, poi dopo se qualcuno vorrà delle maggiori dettagli, basta che mi scrive e io rispondo, ok? Allora, dobbiamo partire dalla base. Secondo me gli animali dovrebbero stare naturalmente in libertà, ma questo è il sogno. La realtà è che oggi come oggi la situazione, per chi l'ha vissuta, per chi la vive, non soltanto per chi la vorrebbe, proprio per chi l'ha vissuta, per chi l'ha vista, sa perfettamente che un animale, io parlo di tigri, leoni, i miei animali, un animale in libertà oggi significa condannarlo a morte, perché hanno un valore talmente alto di mercato per gli assassini, per i cacciatori, scusate il termine, per i cacciatori, per tutte quelle persone lì che vogliono le pellicce, le ossa, la criniera, i denti, eccetera, eccetera, e ce ne sono veramente tanto, c'è un mercato milionario dietro questo, che non puoi più lasciarle in libertà. Anche nelle riserve sono le riserve che vengono uccisi, perché non è che sono altri posti. Ok, le riserve, le farm, non so come si dice farm in italiano, farm, insomma, dove li fanno nascere, li fanno crescere. Cosa succede? A questo punto vanno messi in uno zoo o in un parco. Io preferisco la parola parco perché rende più l'idea, perché lo zoo, vabbè, è un discorso complicato. Comunque, in un parco. Allora, se torniamo negli anni 80, gli zoo degli anni 80 non erano tanto belli, erano delle recinti di cemento dove magari sul muro avevano disegnato un fiore, avevano disegnato qualcosa, ma in realtà era veramente molto, molto pesante come posto e sicuramente non faceva bene all'animale. Poi però cosa è successo? Aspetta, guardate qua, che belli che sono. Poi però cosa è successo? Si sono sviluppati, hanno cominciato a mettere bei zoo, bei posti con le piscine, con le montagne, con i fiori, le piante, dove l'animale stesse bene, diciamo. Ora, cosa è successo? Io ho ritenuto, ora arriva il mio lavoro. Il mio lavoro parte da lì, perché quello che io faccio, che viene definito animal personal trainer o l'allenatore degli animali, non ha nulla a che fare con l'educational, ok? Io non sono un educatore, io non insegno a saltare, a fare questo, non è il mio lavoro, io non lavoro per il circo, eccetera, eccetera. Quello che è il mio costo è fare in modo che loro possano sfogare la loro forza. Perché? Perché io mi sono reso conto, dopo studi, ricerche, eccetera, eccetera, che un animale che vive in cattività, se tu non lo fai fare attività fisica, quello ne soffre un po', non un po', ne soffre. Perché? Ma non perché è cattivo, perché vuole sfogare la sua forza fisica. Allora qui entro in gioco io, il mio lavoro è andare nei parchi, creare un rapporto d'amicizia con l'animale, naturalmente parto sempre con un animale cucciolo perché sennò diventa troppo complicato, e incominciare a sviluppare tecniche di allenamento con loro. Allenamento, ripeto, non è educational, parliamo di corsa, di... dipende da che animale, salti, come il video che ho caricato l'altro giorno su Facebook, tirare cose pesanti, in modo che l'animale possa sviluppare tutti i suoi muscoli. Come le persone, una volta che sviluppa i muscoli, lo stress, fai vedere un po' dove sei, lo stress va via. Perché? Perché una volta che l'animale si sente forte, si sente meno stressato, e come le persone dopo la palestra si sentono sempre meglio, stanche ma si sentono meglio. Allora, questo è il concetto di quello che faccio io. Io vado nei parchi e preparo l'animale fisicamente in modo che si possa sfogare. Quindi lo faccio correre, lo faccio saltare, e da lì nasce poi i video e le foto che voi vedete tutti i giorni, chi mi segue. Oltre a questo c'ho una compagnia che fa la stessa identica cosa, una società che fa esattamente la stessa cosa con i cani. Quindi prepariamo i cani, li facciamo allenare, li facciamo sviluppare muscolarmente. Perché, come ripeto, un animale che si allena è un animale felice, e questo abbiamo dimostrato con i livelli di cortisolo, quindi l'abbiamo proprio dimostrato scientificamente. Quindi questo è quello che faccio io mi occupo della preparazione fisica dell'animale. Ok, ovvio che per fare questo con i felini, con le tigri, con i leoni, con i leopardi, eccetera, eccetera, ho bisogno di installarci un rapporto già da piccoli,
ma poi il mio lavoro consiste proprio in quello, farli allenare, farli sfogare e trovare ogni, per ogni animale un metodo nuovo di allenamento, quello che gli piace di più. Cioè, tipo c'è la tigre che gli piace correre di più, c'è la tigre che gli piace saltare, la tigre che gli piace tirare cose pesanti, la tigre che gli piace trasportare, la tigre che gli piace tirare. Ogni animale ha un piacere diverso e questo è quello che faccio io. Quindi quando mi chiedete che lavoro faccio, è questo quello che io faccio. Io mi occupo degli animali in cattività e li faccio sfogare, li faccio crescere muscolarmente, li faccio mettere sui muscoli. Per questo vedete le foto dei video un mese prima, quando ho iniziato, il mese dopo. Come vedete è fondamentale, come vedete in tutti i muscoli, che l'animale quando si muova mostra i suoi muscoli ma non mostra le ossa, perché se mostra le ossa vuol dire che è sottopeso. Ma questi sono altri video tecnici che potete vedere sulla mia pagina, non c'è problema. Ora ragazzi, vi saluto, questo era il mio lavoro in generale, poi ognuno può fare, può pensare quello che vuole. Ciao.